Buonasera, un caloroso benvenuto ad Economia Dialoghi sull'impresa, il format di comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara, Rete 8. La puntata odierna sarà dedicata alla intelligenza artificiale tra innovazione ed etica, una riflessione centrale e un tema portante dell'evento che si svolgerà all'Aurum nei prossimi 10 e 11 novembre. Si chiama Innovazioni. È alla decima edizione, promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara e conta con il patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara, il Comune di Pescara e la FIRA. Di questo tema così interessante parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Partiamo qui dallo studio con il presidente di Confindustria Abruzzo, Silvano Pagliuca. Buonasera. Buonasera. In collegamento abbiamo due ospiti. La prima è la professoressa Marta Bertolaso, che è professoressa di filosofia della scienza e sviluppo umano dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buonasera. Buonasera. Torna a trovarci Gianmaria De Paulis, imprenditore, divulgatore scientifico, esperto in comunicazione digitale. Buonasera. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti e con loro parleremo appunto di innovazioni. La prima domanda sarà per il presidente qui in studio, al quale chiedo di illustrare che cosa sarà dibattuto nel corso di questo interessante evento di 2 giorni. Che cosa emerge dal punto di vista delle opportunità, ma soprattutto qual è il quadro dell'intelligenza artificiale oggi? A lei, Presidente. Grazie. Beh, come giustamente ricordava lei, siamo alla decima edizione, 10 anni che abbiamo utilizzato per fare cultura d'impresa e cultura sull'innovazione. Dal 2014 premiamo la voglia di innovare, così anche quest'anno, il 10 e l'11 di novembre, avremo modo di parlare di futuro, di intelligenza artificiale, e lo faremo con ad esempio 72 studenti di 4 università, l'Università d'Annunzio, l'Università dell'Aquila, la LUIS Guido Carli di Roma e il Politecnico di Milano. Con loro faremo un hackathon, quindi sarà una competizione dove vedremo all'opera questi 72 studenti divisi in 9 squadre, e che affronteranno temi su casi di studio reali, e quindi porteranno delle soluzioni innovative. Lo faranno su 3 casi in particolare di 3 aziende della nostra associazione. Ma non solo, avremo anche imprese innovative, spin-off universitari e start-up che ci presenteranno le loro soluzioni innovative, e devo dire che quest'anno abbiamo avuto numerose richieste di partecipazione. Ben 60 di queste imprese si sono iscritte, e di queste 60, 24 hanno superato la prima fase, e quindi li vedremo all'opera in questi 2 giorni. Il tutto ovviamente è intervallato da tavole rotonde e da inspiration speech, dove divulgatori scientifici, imprenditori, esperti di informatica appunto ci parleranno del futuro. Cosa dire anche sulla questione tanto dibattuta dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale? Beh, intanto diciamo che è una cosa che possiamo affermare senza tema di smentita, che l'innovazione ci è stata molto utile per superare momenti di difficoltà, quindi il motivo per cui sproniamo le aziende a percorrere questa strada verso il cambiamento e verso appunto la tecnologia. Il padre del marketing, un famoso studioso di marketing, Philip Kotler, ci ricorda che oggi abbiamo 2 tipologie di aziende: aziende destinate a scomparire, e le aziende invece che cambiano. Quindi un segnale molto forte che questa riflessione di Philip Kotler in qualche modo ci accompagna e ci fa capire come è importante poter aprirsi alla tecnologia. Per
Nessuna azienda, mi piace ricordarlo, può pensare e ritenere di avere risorse e competenze endogene, ma è necessario far riferimento a quel modello che oramai da qualche anno tutti hanno preso in considerazione, che è quello appunto dell'open innovation, e quindi aprirsi agli altri, aprirsi verso il mondo delle start-up per potersi meglio contaminare. Sull'intelligenza artificiale posso aggiungere un concetto che secondo me è molto importante, cioè che è un acceleratore di ricchezza. L'intelligenza artificiale è soprattutto questo. E quindi è importante poter riuscire a governarlo, a governare questa nuova tecnologia, perché esattamente per lo stesso motivo per cui un acceleratore di ricchezza potrebbe diventare un acceleratore anche di povertà. E qui uno dei motivi per cui non parleremo solo di tecnologia pura in questi due giorni, toccheremo anche aspetti legati alla tecnologia rispetto all'utilizzo dell'essere umano, quindi riportando al centro anche questioni etiche e appunto l'importanza dell'uomo. E a proposito di queste questioni etiche di cui parlava il Presidente, vorrei andare dall'ospite in collegamento, la professoressa Bertolaso, per chiedere qual è il ruolo dell'uomo in tutti questi processi. A lei, professoressa. Grazie. E guardi, io penso che tra le righe ha già in qualche modo risposto il Presidente Pagliuca. Perché? Perché io credo che non possiamo mai dimenticare che qualsiasi ragionamento sull'intelligenza artificiale e a maggior ragione sull'etica relativa alle tecnologie digitali deve avere, portare con sé o addirittura basarsi su una riflessione prima di tutto sull'uomo. Guardi, due elementi. Il primo è che diciamo spesso e volentieri le persone, anche le istituzioni, gli enti di ricerca parlano di etica del digitale, ma di fatto hanno dei riferimenti antropologici che possono essere molto diversi. Alcuni hanno in mente un uomo individualista, un uomo inserito ancora in strutture gerarchiche, per esempio all'interno delle aziende, un uomo che cerca anche nel proprio contesto professionale e lavorativo in primo luogo il proprio tornaconto. Altri stanno invece, per esempio, rivedendo un riferimento antropologico, quindi anche sociale e culturale, in cui l'uomo è prima di tutto una persona in relazione, è una persona consapevole delle sue dipendenze, anche buone, costruttive, identitarie, dal contesto in cui opera, dal contesto in cui vive, dal contesto quindi sociale, ma anche aziendale e di impresa o politico. Quindi se ragioniamo in questi termini, che sono i termini in cui diciamo io anche mi ritrovo di più e che mi sembrano anche più fecondi anche nei processi di innovazione, nonché diciamo nel cercare e incoraggiare la creatività anche da parte dei giovani, prima il Presidente ne parlava, e il modo più adeguato probabilmente per concepire i temi di tecnologie digitali è quello di pensare a sistemi intelligenti, più che di mera intelligenza artificiale, sistemi intelligenti in cui ci sono uomini e macchine che interagiscono e dove quello che troviamo di intelligente non è artificiale e quello che c'è di artificiale non è intelligente evidentemente, no? Questa frase che può essere, diciamo così, può suscitare reazioni varie, in realtà porta con sé una riflessione molto seria, no? Anche su il tipo di innovazione, quindi di etica, da cercare e da coltivare quando abbiamo a che fare con questo tipo di tecnologie, ecco, senza avere l'impressione, no, o peggio ancora direi, agire come se le macchine funzionassero anche senza la nostra presenza, come quando noi siamo in presenza, no? Cioè c'è una dipendenza della macchina comunque dall'uomo, dal fattore umano, dagli obiettivi umani, dalle domande che l'uomo sa porsi e che possono aiutare l'uomo stesso a riflettere su di sé. E questo è il terzo punto, diciamo, che volevo mettere in evidenza, no? Siamo in un momento in cui sembra che la tecnologia digitale metta in crisi l'umano e l'uomo tende a scoraggiarsi, no? Nel confronto con la macchina. In realtà questo è un momento molto bello
se lo usiamo per tornare a riflettere sulla grandezza, no, dell'umano che sa costruire macchine di questo tipo, ma che sa porsi anche domande di responsabilità nell'utilizzo delle stesse. E a proposito di responsabilità, quando si parla di uso delle tecnologie, di approccio, non possiamo non pensare ai giovani. Quindi il Presidente prima faceva riferimento a questi momenti di dibattito e di incontro che ci saranno anche con le giovani generazioni. Questa è una riflessione che mi serve per andare dall'ospite De Paulis, in quanto esperto del settore, per tentare un attimo di capire che cosa si intende con il concetto di cittadinanza digitale. Ecco, abbiamo subito messo in evidenza un elemento fondamentale, l'uomo al centro. Se non identifichiamo l'uomo al centro, tutta la tecnologia viene in qualche maniera pervasa da una lettura, secondo me, un pochino sbagliata. L'uomo al centro cosa significa? L'uomo al centro significa governarle le tecnologie, non subirle. Questa è la grande differenza. Intelligenza artificiale, piuttosto che tanti altri dispositivi, piuttosto che future tecnologie che ancora non conosciamo, hanno l'obiettivo di essere governate. E qui un pochino quel discorso dei giovani come incipit in quanto nativi digitali, ma che deve essere in qualche maniera poi ampliata a tutto il discorso del cittadino, dell'uomo, della donna, dell'anziano, un po' in tutte le sue declinazioni, è proprio quello di cittadinanza digitale. Intesa come? È un po' come la capacità di utilizzare appunto le tecnologie in modo responsabile, consapevole ed etico. Ovviamente, vedendo questa cittadinanza digitale anche come una competenza che può diventare una chiave di successo per quanto riguarda non solo il rilancio dell'essere umano in quanto tale, ma anche delle stesse aziende. Prima si parlava di giovani, perché oggi come non mai i giovani sono i naturali ambasciatori di cittadinanza digitale. Chi meglio di loro che sono, li definiamo, a me non piace questa definizione, però seguiamo un pochino il modello di quelle che sono le cronache nazionali italiane, di nativi digitali. Loro sono nati in un mondo in cui tendenzialmente già sono proiettati in un futuro in cui collaboreranno con le macchine. C'era un evento, e qui nel frattempo saluto anche il presidente Pagliuca, tipico di Confindustria di un po' di anni fa, dei giovani imprenditori, che titolava questo evento in maniera particolare: "Ma il datore di lavoro di mio figlio sarà un robot? Una macchina?" Ecco, insomma, non credo che arriveremo a quel punto. Se però riusciremo a creare dei processi di competenze digitali orientate non solo alla tecnica, ma anche all'etica, al pensiero critico, in cui i giovani possono fare davvero dirla grossa e dare il valore aggiunto per loro, per la società, ma anche per le aziende. Non ce lo scordiamo, perché sono linfa, proprio sono una linfa vitale per tutto ciò che è innovazione. Decisamente questa è una considerazione molto interessante che mi dà la possibilità di chiedere al Presidente qui in studio, in questo quadro, come si posiziona l'Italia rispetto all'Europa e quali sono i rischi e le opportunità, perché soprattutto di queste ci interessa parlare, ovviamente senza trascurare i rischi. A lei, Presidente. Ma partendo dai rischi e dalle opportunità, farei intanto una riflessione sul fatto che da quando esiste l'uomo, da quando l'uomo è, come dire, in quanto tale, persona pensante, è la prima volta che abbiamo in contemporanea due, diciamo, tecnologie disruptive. Mi riferisco all'intelligenza artificiale insieme al quantum computing. È la prima volta che accade che due tecnologie dirompenti si trovano nello stesso momento. E questo perché? Perché se vogliamo un attimo guardare quello che è successo in passato, queste tecnologie, disruptive sono accadute in passato. Parlo dell'elettricità, parlo del telefono, della televisione, del computer, fino ad arrivare ad internet. Ma la contemporaneità di questi due fattori la rende particolarmente, diciamo,
come dire, attenzionabile. E, da una parte l'intelligenza artificiale che alimenta i propri modelli attingendo a quella miniera d'oro che va sotto il nome di Big Data, quindi la possibilità di poter manipolare molti dati, e il quantum computing che riesce a raggiungere velocità che fino a qualche tempo fa erano impensabili e che quindi riesce a creare le correlazioni. Ecco, su questo scenario noi abbiamo intanto, proprio per parlare di rischi, abbiamo il fatto relativo legato ai dati. Noi tendenzialmente i dati sono dati anche che riguardano la privacy, che riguardano il nostro profilo personale, e sono dati che nella stragrande maggioranza dei casi risiedono altrove, non ad esempio in Europa. La maggior parte di questi dati si trovano in altre parti del mondo. E quindi questo apre, per esempio, il tema di cui prima parlava, accennava la professoressa Bertolaso, cioè il tema etico. Noi abbiamo un sentiero molto stretto perché abbiamo la necessità di normare da una parte, ma non possiamo normare troppo perché diciamo che in qualche modo ammazzeremmo la tecnologia, ma non possiamo normare neanche troppo poco perché altrimenti subiremmo questa tecnologia. Quindi questo è il primo dato che bisogna evidenziare. Poi c'è un altro tema, a mio avviso, importante, che è la geopolitica dell'intelligenza artificiale. Da alcuni anni, recenti diciamo, da pochissimi anni a questa parte, molti paesi, tra i quali anche alcuni paesi europei, hanno iniziato un processo per far rientrare i propri campioni nazionali di innovazione, cioè quelle persone, quei giovani che hanno fatto esperienze importanti all'estero presso le big tech, parliamo di aziende che conosciamo tutti come Google, Facebook, Amazon, e lo hanno fatto pensando a un progetto per far rientrare queste persone in modo tale da portare capitale umano importante nel proprio paese, per creare ricchezza nel proprio paese e per creare anche un livello di occupabilità elevato, quindi di profili elevati. Lo ha fatto molto bene l'Inghilterra, lo ha fatto facendo rientrare i suoi campioni nazionali che hanno dato vita a 33 imprese, ognuna delle quali oramai fattura più di un miliardo di sterline. Lo sta facendo, l'ha fatto bene la Germania con 8 campioni, con 8 aziende campioni nazionali sempre nel campo dell'intelligenza artificiale, lo ha fatto anche la Francia, ahimè non lo ha fatto oggi ancora l'Italia. Questo ce lo dice sia il rapporto strategico che è stato consegnato a fine 2021 dal governo Draghi, il progetto che individuava le strategie 2022-2024, che ci dice che manchiamo di questi rientri importanti, di questi campioni, e poi di recente il decreto legge diciamo che in qualche modo doveva darci, l'ultimo decreto legge che doveva darci nuova linfa per gli investimenti e il venture capital, e che invece decurta i 300 milioni previsti nel campo proprio del venture capital e che sono state dirottate verso altri investimenti. Ecco, questo, su questo scenario le riflessioni da fare sono tante, perché noi abbiamo esigenza di avere una sovranità dei dati europea, una sovranità dell'intelligenza artificiale europea, in maniera che possiamo essere equidistanti sia dalla Cina che dagli Stati Uniti, perché lo abbiamo detto prima, intelligenza artificiale significa anche ricchezza e conviene non essere sudditi di nessuno. Insomma, dobbiamo un po' abbandonare quel ruolo che ha l'Italia di animale erbivoro, diciamo, in un mondo di animali carnivori. Assolutamente, bellissima considerazione. Mentre il Presidente parlava, avete visto che scorrevano, no, una serie di immagini che sono riassuntive anche delle varie sfumature collegate con l'intelligenza artificiale, sono immagini che ci ha proposto la regia di Andrea Di Fabio. E con queste considerazioni io vorrei andare in collegamento adesso dalla professoressa Bertolaso, perché sarebbe interessante fare un passaggio relativo alle nuove dinamiche, i nuovi assetti, no, di un ecosistema digitale che cambia, e quindi cambiano i luoghi, le modalità, gli approcci lavorativi. A lei, professoressa.
Sì, effettivamente, guardi, due dati e due, diciamo, considerazioni più di carattere antropologico. Il primo dato è che effettivamente, se pensiamo anche solo alla pandemia, ma sono, diciamo, processi che erano già presenti, il digitale, le tecnologie digitali hanno accelerato moltissimo quello che in Italia chiamiamo smart working. Noi di fatto, dai dati statistici, l'80% delle aziende che si sente, tra virgolette, quasi in dovere di usare lo smart working come elemento attrattivo per i giovani, per esempio. Allo stesso tempo, e dietro alle stesse dinamiche, quello che si sta denunciando, quello che si sta, diciamo, evidenziando, è un progressivo processo di isolamento e di solitudine da parte delle persone che poi si trovano a lavorare anche attraverso queste, tecnologie. Secondo dato, in concomitanza del Covid, dopo il Covid, il 10-20%, può essere una sottostima, degli uffici, degli spazi, diciamo, adibiti tradizionalmente al lavoro professionale sono rimasti vuoti. Quindi le aziende hanno una necessità di reinventare anche l'uso, degli spazi, ma a questa liberazione, diciamo, degli spazi serve abbinare, no? Dobbiamo considerare che esiste anche una liberazione delle persone, che adesso possono scegliere in modo diverso gli spazi del lavoro. Qual è il punto di sintesi? Qual è il punto, il trend, diciamo, che sta emergendo, direi a livello internazionale per i dati almeno che ho io e sicuramente anche in Italia per la geografia stessa dell'Italia? È che serve reinventare un po', i luoghi del lavoro. Per esempio, si parla di luoghi terzi dove il digitale, dove le tecnologie entrano in modo importante, ma senza togliere o minare, la dimensione di prossimità, di vicinanza, che invece è così necessaria per l'innovazione, per la creatività, per sentirsi parte, di un'impresa, di un'azienda, di un progetto. E l'idea di chiamare, no, di usare questa, sostituire gli headquarters, tradizionali delle aziende con un concetto di hub quarter, quindi l'idea del posto di lavoro che diventa un posto di un luogo, no, di confronto, di identificazione, non solo di acquisizione di competenze, ma di aumento. Prima si parlava, il presidente parlava di ricchezza, no? E il digitale in questo effettivamente è un driver importante, anche se sembra paradossale, ma anche di quello che chiamiamo capitale relazionale, che è una declinazione molto concreta di quello che in letteratura era conosciuto come capitale sociale. Certo, questa è una considerazione molto, molto importante e quindi abbiamo parlato di ripensare ad un non solo un assetto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista relazionale. Più volte durante la nostra trasmissione è emerso il concetto di necessità di essere prontamente impostati per affrontare queste tematiche secondo un'ottica diversa. I giovani in questo sono sicuramente molto più pronti rispetto alle vecchie generazioni, diciamo così, offrono una visione diversa a problemi che abbiamo e che molte volte non vediamo in che modo poterli soluzionare. Detto questo, io passo la parola al ospite in collegamento De Paulis, perché vorrei capire esattamente a questi giovani che sono vettori importantissimi della diffusione della tecnologia, come possiamo rivolgerci e come possiamo far percepire alle nuove generazioni che questa è un'opportunità che va regolata, che va governata e non va solo subita. Prima stavo riflettendo, sia quando il Presidente ha parlato di intelligenza artificiale, computer quantici, quindi un approccio, i tecnici direbbero, non più deterministico all'intelligenza artificiale, lì c'è un grande punto interrogativo. Poi quando sentivo anche la professoressa Bertolazzo, sintetizzo tutto con una domanda molto rapida che il Covid ci ha solo in qualche maniera anticipato. Ma dove stiamo andando? Secondo punto, e a quale velocità? Queste sono due variabili importanti perché
La differenza tra vecchie generazioni e più nuove rimane proprio nel fatto, nella velocità di adattarsi a quelli che sono i cambiamenti dovuti a un sistema digitale che, volendo, fino a 10 anni fa forse era molto lontano da tante, chiamiamole così, persone non più giovani. Ovviamente questo giovane è molto relativo. Diventa quindi fondamentale in qualche maniera sfruttare questo fatto, questo adattarsi, questo, come si diceva, una delle famose intelligenze, quella di avere una velocità di adattamento nell'ambiente in cui ci si trova, dove i giovani possono sicuramente essere caratterizzati e avvantaggiati rispetto a tanti altri. Quello su cui secondo me occorre puntare in qualche maniera è sfruttare queste tecnologie, sfruttare anche i processi di cittadinanza digitale, sfruttare quelle che sono le pure innovazioni, creando in qualche maniera e quindi facendo beneficiare le aziende e la società di una diversità di pensiero. Perché attenzione, perché per assurdo rischiamo che queste tecnologie ci rendono individui omologati e quindi poi rischiamo di essere individui che dicono tutti la stessa cosa. In realtà il loro grande valore aggiunto, perché ce n'è di valore aggiunto oggettivo, è proprio quello di poter accedere, prima si parlava di big data, quindi a una grandissima quantità di informazioni, ad algoritmi che ci faciliteranno l'analisi, ma poi in qualche maniera generando che cosa? Un punto a vantaggio tipico dell'individuo, cioè la singolarità, o meglio la diversità di pensiero rispetto ad un'altra persona. Perché dico questo? Perché nelle aziende, e oggi le aziende, come prima si affermava, le aziende o muoiono o cambiano, per cambiare ci vogliono le idee, e le idee non è neanche facile trovarle, benché siamo immersi in innovazione, però qualche volta si rischia di essere, ecco, avere la stessa idea o essere omologati nella stessa idea. Quindi i giovani possono apportare un bagaglio culturale di idee formidabile se utilizzano in maniera corretta questi strumenti. Dico una banalità, immaginate ad alcune professioni che fino a qualche anno fa erano assurde. Ne dico una per citarne tante, l'esperto, quindi colui che testa i videogame, l'esperto di gaming, oppure ancora di più lo sportivo inteso come, perché stanno diventando ormai a tutti gli effetti gli sportivi, tant'è che si pensa di inserirli all'interno delle Olimpiadi, gli electronics game, e quindi lo sportivo, cioè colui che è bravo a giocare nei videogame, diventa in quel contesto, in determinate tipologie di videogame, una sorta di leader, una sorta di personaggio famoso, un po' come il calciatore di tanti anni fa dei nostri tempi, questa immagine idolatrata. Quindi cosa significa? Bisogna cominciare a pensare diverso, pensare diverso nell'utilizzo delle normative, immaginarsi la privacy e quante tante altre problematiche ci potranno essere. Nell'ambito della sicurezza informatica, le risorse che vengono richieste oggi a tutela di quelli che sono i dati e da qui nei prossimi anni saranno fondamentali. Per quanto riguarda il combattere la disinformazione, per quanto riguarda sfruttare correttamente l'intelligenza artificiale attraverso delle programmazioni, chiamiamoli prompt per semplificare quelli che sono i processi di innovazione. Cioè, oggi i ragazzi e i giovani hanno strumenti formidabili che fino a poco tempo fa erano totalmente impensabili. C'è una società che cambia, non si sa dove sta andando, e allo stesso tempo si sa solo che va ad altissima velocità, quindi i cambiamenti sono molto rapidi. Quelli che meglio si adattano sono i giovani e i ragazzi. E i ragazzi hanno un grande valore aggiunto: se si sviluppano chiamiamola diversità di pensiero, possono produrre nuove idee, nuovi progetti, possono immaginare un futuro che oggi non esiste, che può diventare poi uno strumento per la società stessa e anche per le aziende nel momento in cui si entra nel mercato, appunto, del digitale e del non, assolutamente, perché gli strumenti non servono solo a sviluppare altra tecnologia, poi anche, è un po' come si parlava una volta, non è solo innovazione di prodotto, ci può essere anche un'innovazione di processo. Quindi pensare in maniera diversa attraverso il digitale vecchi processi. Decisamente, questo forse è il messaggio più importante che dobbiamo lanciare. Quindi voi avete ascoltato nel corso della nostra trasmissione, che è giunta al termine, tre dei 15 speakers, innovation speakers, che saranno presenti ad Innovazioni il prossimo 10 e anche l'11 novembre. Quindi la partecipazione a questa manifestazione è assolutamente gratuita e potete andare sul sito innovazioni.camp per prenotare il vostro posto e non perdere questi 2 giorni che sono veramente ricchi di eventi, di spunti, di riflessioni.
Detto questo, non posso fare altro che salutare i nostri ospiti, quindi vado in collegamento e saluto la professoressa Bertolaso. Grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, buonasera. Saluto anche Gianmaria De Paulis, grazie, buonasera. Sì, buonasera. In studio ringrazio il presidente di Confindustria Abruzzo, Silvano Pagliuca. Grazie, buonasera. Per la parte tecnica ringrazio la regia di Andrea Di Fabio, ovviamente ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.